Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Eros Brega, ha convocato l'Assemblea per lunedì 16 febbraio e martedì 17 febbraio con l'inizio dei lavori alle ore 10. All'ordine del giorno la legge elettorale regionale contenuta nell'atto approvato dalla Commissione per le riforme statutarie e regolamentari. Relatore di maggioranza Andrea Smacchi, relatore di minoranza Damiano Stufara. Il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani, il sindaco di Allerona Basili, il consigliere regionale Galanello e quello comunale Taddei sono stati presenti questa mattina nella conferenza stampa per comunicare il cronoprogramma delle scadenze e degli adempimenti amministrativi che dovranno essere rispettati relativamente ai contratti di fiume e alle aree interne da parte degli enti locali che ne fanno parte. A tale proposito, l'area di Orvieto è stata individuata come area pilota della strategia delle aree interne. Dico questa cosa perché sono 2 anni che si sta lavorando su questo progetto delle aree interne e finalmente con gli ultimi passaggi dell'ultima settimana sia alla Regione sia al Ministero abbiamo chiuso la prima fase e Orvieto e l'Orvietano è stato individuato come luogo pilota proprio per l'attività sulle aree interne. Vuole dire che l'Orvietano sarà la prima area dell'Umbria che partirà da questo punto di vista, la terza in Italia, come programmazione sui fondi comunitari 2014-2020. Capite bene che il fatto è estremamente positivo. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che in questi 2 anni hanno lavorato su questa partita. Io mi ricordo 2 anni fa quando facemmo il primo incontro con l'onorevole Barca, allora a capo di questa struttura. Insieme all'epoca eravamo all'interno di un partito politico, il Partito Democratico, ma insomma c'è da dire poi che negli anni successivi la stessa giunta Concina ha seguito questo iter e oggi si arriva a conclusione del primo pezzo che è quello dell'individuazione dell'area. 200 milioni di euro per un piano a difesa del suolo, a metterlo in campo la regione di Nicola Zingaretti. È il più grande piano che la regione Lazio abbia mai realizzato, a renderlo noto è Riccardo Valentini, vice capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale. Si apre una nuova stagione a difesa dei nostri territori, a difesa dei cittadini e del nostro futuro contro il dissesto idrogeologico. Un percorso che prosegue Valentini oltre al piano vede la regione lavorare su più fronti, dalle nuove norme per dire basta al consumo di terra, la nuova legge per la protezione civile, fino ad un utilizzo efficiente delle risorse europee e dei fondi regionali. Oltre 200 gli interventi previsti, 77 per l'area metropolitana di Roma, 125 per il resto del territorio. Il piano si armonizza con le risorse già programmate dalla regione. Dei 200 milioni individuati, 80 saranno utilizzati per la difesa del suolo nel bilancio 2015-2017, 90 nell'ambito delle 45 azioni previste dalla programmazione 2014-2020. Altri 30, conclude Riccardo Valentini, rientrano invece nella programmazione del FERS, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. È stato inaugurato il primo laboratorio di arte e terapia nel centro storico a Perugia. Monica Grelli, ceramista nota, nonché arte terapeuta accreditata alla Scuola Italiana di Bologna, ha tagliato il nastro del centro al primo piano di via Baglioni. Con Marco Brilli, presidente dell'associazione Fare Facendo, che gestisce i locali del laboratorio, insieme al gruppo Perugia in centro e Cristiano Casaioli, assessore all'artigianato, commercio e mobilità del comune di Perugia. Il consiglio direttivo del GAL Trasimeno Orvietano ha nominato il nuovo presidente nella persona di Massimo Tiracorrendo, delegato dal comune di Castelviscardo di area orvietana, quindi persona con un ricco curriculum di esperienza politico-istituzionale. Sindaco per 10 anni, ha terminato il suo mandato nel maggio scorso, ma già con alle spalle una lunga esperienza da vice sindaco della stessa amministrazione comunale. Conosce bene l'esperienza del GAL, infatti il comune dal quale proviene fu tra i soci fondatori di questo gruppo di azione locale già 20 anni fa e nella sua esperienza di amministratore locale ne è stato un socio molto attivo. La figura di vicepresidente è stata riconosciuta alla componente privata nella persona di Marco Pignattini. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio torna puntuale tra 1 ora.